Lo sai che ti piace. E cos'hai da guardare? Sparisci. Non ci faccio caso, non volevo mica guardare. Basta che te ne vai. Poi, anche se guardo non te la tocco. Did you see the lights as they fell on you? Did you hear the music? Bel movimento, Sì, ogni sabato è così. È la prima volta che viene da noi? Sì, passavo di qua e sono entrato per curiosità. Purtroppo non ho mai tempo. Posso avere una birra? Te la posso servire solo se siede a un tavolo. E allora ci vado. Libero qui? Prego. Ah no, quello è occupato, si metta là per favore. Comunque mi sarei alzato. Quella non ne ha voglia, Come? Quella ragazza là non ne ha voglia. Si vede che non la conosce. Quella è la Rosy. Tutto sta a che cominci. Ecco, la guardi. Sì, si sta scaldando. Arriva la mia birra. È un bel movimento, Ogni sabato è così? Ogni sabato, ci vengono perfino da Monaco. Sì, le macchine sono tutte di Monaco. Non capisco però cosa ci trovano qua. Cosa ci trovano? Ma le ha viste le ragazze? Che cos'hanno? Oh, sono tutte favolose qui. Guardi quella, per esempio, che roba. È un serpente. Che cosa? È una bomba. Se ne intende di donne? No, c'è poco da intendersene, basta guardarle. Di dov'è lei? Di Monaco. Stavo appunto andando verso casa. Yeah. Faccio il viaggiatore. Non ho voglia di ballare. Quanto fai la difficile. Ciao, Hilde. E dov'è Ingo? L'ho piantato in mezzo alla sala. Immagino come ci sarà rimasto. Mi dispiace, ma proprio non ne avevo voglia. Ciao. Ecco la sua birra. Grazie. Vorrei pagare? 2,80, prego. Grazie, tagli il resto. Non ha ancora trovato? No, niente. Il primo guaio è che non so ballare io. Non ho mai imparato. Peccato. Ormai è troppo tardi, immagino. Forse qui ha sbagliato posto. Sì, lo credo anch'io. L'ambiente per me, detto fra noi, è piuttosto là fuori. Allora perché non si butta? No, è troppo tardi, adesso non posso. Vuoi che parli io con tuo padre? Già va a casa, signorina? Come? Già vuole tornare a casa? Sì, sono stanca. Se vuole l'accompagno con la macchina. No, grazie, abito qui vicino. L'accompagno lo stesso. Non importa. No, non sia così dura. Anche se è vicino, l'accompagno volentieri. Mi lasci in pace. Non mi dica che ha paura di me, Ma io non l'ho mai vista. Devo mettermi a gridare perché mi lasci in pace. Ma perché mi tratta in questo modo? Le ho solo offerto di accompagnarla. Non abbia paura, non le faccio niente. O meglio, le faccio solo quello... quello che lei mi permette di fare, capisce? Niente di più. Mi creda, signorina. Non vorrete già andarvene a casa, bellezze? Certo, proprio a casa. No, non ci credo. Non siete i tipi. Dove volete che vi porti? Lei ha qualche idea? Vi affidate a me? Bene, il programma è a sorpresa. Questa è la macchina. Cosa vuoi, Casanova? Fila via, idiota. Thank you.
cosa aspetti ancora? Tu che cosa pensi? Non te l'immagini? Beh, se aspetti mi perdi tempo. Ancora non l'hai capito? Non voglio che mi tocchi. Ma puoi farmi impazzire? Già te ne vai? Sono un po' stanca. Allora, buonanotte. Ciao. Dormi bene. Grazie. Ciao. Che fretta. Vuole che l'accompagni? Grazie, mi farebbe proprio piacere perché ho un po' di fretta. Abito qui vicino, ma preferisco non fare la strada da sola. Vicino o lontano non ha importanza, la porto dove vuole. Venga. L'avevo già notata nel locale. Fra tutte quelle ragazze era lei la più bella. Sì, l'abbiamo saputo in questo momento. No, è già tutto organizzato. Allora ci vediamo sul luogo del delitto, a fra poco. Era già a letto, naturalmente. Sì, e già dormiva. Si chiamava Rosemarie Kramer, 18 anni, abitava in questa casa con la famiglia Lechner, presso la quale lavorava come cameriera. Che altro si sa? È stata uccisa mentre tornava a casa. Era stata a ballare in discoteca. Testimoni? Nessun testimone oculare. Solo la signora ha sentito le sue grida. Ero nel mio studio perché stavo ancora lavorando. Sono avvocato. A un certo punto mia moglie è venuta da me all'improvviso dicendo che aveva sentito gridare qualcuno. Allora io sono corso fuori e ho visto la ragazza. Cioè subito dopo che sua moglie aveva sentito le grida? Sì, sì, subito dopo. Ha sentito dei passi? No, no. E non ha visto fuggire nessuno, né a piedi né in macchina? No, non c'era un'anima. E mi sono subito reso conto che non c'era più nulla da fare. Sono rientrato in casa e ho chiamato subito la polizia. Potrei parlare con sua moglie? Temo di no. Ora è sotto shock. Lo si può capire, no? Adesso c'è il medico. Ma perché non si siedono, signori? Certo che sarebbe importante sapere con precisione cosa ha sentito. Ma solo il medico può decidere. Comunque ha sentito un grido di terrore. Mia moglie è molto sensibile, molto emotiva. A prescindere dal fatto che la ragazza era per lei come una figlia. Ah. Noi non abbiamo figli. E fra mia moglie e quella ragazza non c'era un rapporto normale. Da quanto tempo era al vostro servizio? Da 2 anni. E ha sempre abitato qui? Sì, al primo piano. La ragazza era molto carina. Già. Avrà avuto molti corteggiatori, immagino. Sì, forse. Però non era il tipo che si dava molto da fare. Era andata a ballare, vero? Sì. Aveva detto che ci sarebbe andata? Ne aveva parlato con mia moglie. Mia moglie stessa le aveva consigliato di andare a divertirsi. È venuto qualcuno a prenderla? Sì, un giovanotto, il figlio di un mio collega avvocato, Werner Schranz. Quando si porta una ragazza a ballare, normalmente la si riaccompagna a casa. Già, infatti l'ho chiamato subito, ma lui non era ancora rientrato. Me lo mandano qui appena si fa vivo. In questa casa c'è qualcun altro? Mia madre, una donna di 70 anni. E la nostra governante, Frau Schweig. Mia madre adesso dorme.
E la stanza dove dorme dà sul giardino, quindi non ha sentito nulla. Come la governante, perché dormiva anche lei. Dov'è ora la governante? Da mia moglie, assieme al medico. Come sta mia moglie? È un normale caso di shock. Le ho somministrato un forte tranquillante e dorme profondamente. I signori sono della polizia. Non possono parlare con la signora, purtroppo. Non prima di domani mattina. Ha detto qualcosa che potrebbe esserci utile? Non credo. Dal grido ha capito subito che qualcuno stava morendo. Solo questo. La ringrazio, dottore, grazie. La ringrazio anch'io. La lasci dormire finché non si sveglia da sé. Lei è la governante? Frau Schweig, immagino. Sono addetta alla signora madre. Già, non so cosa dire. Non ho sentito nulla. Ero già nella mia stanza. La mia stanza è attigua a quella della signora. L'avvocato è venuto da me all'improvviso e mi ha detto che la nostra ragazza giaceva in mezzo alla strada. Rosy? Sì. Anche tu sei stato chiamato? Sì, poco fa ero appena arrivata a casa. Hilde, chi sarà stato? Andiamo dall'avvocato. Vieni. In un certo senso è colpa mia. Ma non ha voluto che l'accompagnassi a casa. Non so proprio perché, ma non ha voluto. O forse lo so, e questo è peggio. Mi ha detto: non voglio che tu mi accompagni a casa. Per questo l'ho seguita. E ho visto che saliva su una macchina. Cioè, su che macchina? E che ne so? Non l'avevo mai vista. Un uomo è corso verso la macchina, ha aspettato che entrasse, ha messo in moto e è partito. Non si ricorda la targa della macchina? No. Comunque era di Monaco, questo lo ricordo bene. Saprebbe descrivere l'uomo? Sì, era un tipo di altezza media, piuttosto robusto, con un vestito grigio. Ah, sì, sì, portava la cravatta farfalla, una cravatta di tipo moderno. Aveva i capelli quasi rossi. Ah, sì, è vero. Ha fatto di tutto per tentare di accompagnarmi a casa. Non sapevo più come fare per togliermelo di torno. Tutto questo è molto utile. Sono proprio indizi importanti. L'hai vista con certezza salire in macchina? Certo. Allora, abbiamo già una pista da seguire. La sala da ballo dov'è? È qui vicino. I camerieri ci sono ancora. Un momento. Questo giovane è l'unico testimone che l'ha vista salire su una macchina qua fuori. È degno di fiducia? Werner, sì, senza alcun dubbio. Era l'amico di Rosy? L'amico? Non credo che si possa dire così. Da parte di lui, forse. E da parte di lei? Non credo. Non si può dire che ci tenesse molto. Comunque era andata a ballare con lui. Beh, che cosa vuol dire questo? E perché non l'ha riportata a casa dopo il ballo? C'era stata una lite per caso? Il fatto è questo. A lui non bastava una buona amicizia con Rosy. Ma Rosy non era disposta. Non era il tipo che va a letto col primo che le piace. Ecco, Charlie ha qualcosa da dirvi. Certo, un uomo mi ha detto. C'è un bel movimento qui. Faccio questa strada molto spesso, ma è la prima volta che mi fermo. Ogni ragazza che passava si voltava a guardarla come un pazzo. Era seduto al mio tavolo. Non più giovane, forte, con i capelli rossicci. Ha avuto occasione di parlargli? Sì, mi ha detto che è un commesso viaggiatore che ogni sabato fa questa strada per tornare a casa. E quella sera si era fermato così, per curiosità, per conoscere qualche ragazza, insomma. Uh-huh. Non ne faceva alcun mistero. Aveva notato subito la Rosy. E l'aveva perfino indicata a me. Stava ballando proprio con te, ma poi vi siete messi a parlare, mi pare. A quel punto mi disse che lui non sapeva ballare, che il suo posto era piuttosto fuori di quel locale. Io allora gli dissi ridendo: si butti. Siete disposti a venire subito in commissariato? Sì, di capelli comunque ne aveva pochi, però non era una zucca pelata. Ma guarda che roba, è meglio di una fotografia, un vero ritratto. Un momento, vediamolo con un paio di occhi. Così. Ecco, adesso è lui. Vi sembrano giusti? Straordinario. Certo, che ne dici? Quando la descrizione è precisa.
farabutto. Vi ringrazio molto per la vostra collaborazione. La prego, vorrei parlare un momento con lei ora. Ti aspettiamo. Lei ne era innamorato, vero? Sì. Potrebbe dirmi che tipo di discussione ha avuto con lei mentre ballava? Non vale neanche la pena di parlarne. Torni pure a casa ora. Beh, grazie. Ebbene, signore e signori, guardino bene questa pentola adesso. Vengano pure avanti. Guardino in che stato è questa pentola. A questo punto ognuno di loro dovrà chiedersi come si pulisce una pentola simile. Già vedo tutta la loro disperazione. Un'ora di lavoro, di fatica, di grossi tormenti. Il sudore impedisce di vedere ciò che si fa, ma la vogliono pulita. Quale donna di casa si accontenta di avere in cucina delle pentole nelle quali non si possa specchiare? Potrebbe specchiarsi in questa pentola, bella signora? Ebbene, quanto tempo mi danno, signori? 10 minuti? Me li danno 10 minuti per farla tornare nuova? Forza, 10 minuti. Quindi con 5 minuti sarebbe già un miracolo. Ebbene, ascoltate, non mi servono né 5 minuti, né 4, né 3, né 2, no! Non voglio che 1 minuto per pulire questa pentola, grazie a un nuovo detersivo senza precedenti, che la renderà lucente come uno specchio. Non c'è esagerazione. Vi invito a fare la prova personalmente. Chi vuol fare la prova? Oh, già vedo un signore curioso. Venga avanti. Se vuole scommettere, sono pronto anche a scommettere. 10 contro 1, è chiaro. Avanti, non abbia paura. Signore e signori, vi presento lo sfidante che ha già perduto l'incontro. Assassino. Cosa? Non ho capito bene. Ha capito perfettamente. Ma come le viene in mente? Come le... Ma perché mi dice questo? No, nella mia macchina non è salito nessuno. Non prendo mai nessuno in macchina, lo faccio per principio. Sconosciuti? Niente da fare. Ho già passato un guaio una volta e mi è bastato. Da allora non ho più concesso passaggi a nessuno. Non voglio storie io. Quindi lei nega anche di essere stato in quella discoteca? Discoteca? Quale discoteca? No. Vede, io lavoro pure il sabato, mi fermo solo la domenica e non vedo l'ora di arrivare. Non è entrato in un locale? No, non vedo l'ora di arrivare a casa mia. Aspetti. A volte per bere qualche cosa. Naturalmente. Ho preso una birra, ma va a sapere dove... quando viaggio ho sempre tante cose in testa. Non è un lavoro semplice il mio, sa. La gente non compra se prima non sente una valanga di parole. Io sono un vero imbonitore. Dovrebbe sentirmi qualche volta al mercato quando parlo. E poi come parlo? Questo è importante. Se non si sa parlare è meglio cambiare subito mestiere. Ogni 5 secondi ci vuole un'idea nuova e deve essere buona. Allora, ha preso una birra da qualche parte. Ho detto proprio questo io? Sì, un momento fa. Ma non ha detto dove? Perché non lo so. Allora non capite quello che dico. Quando si viaggia ci si ferma dove si vede luce. Luce, musica e ragazze, una più bella dell'altra, vero? Ah, la prego di non insinuare cose giusto perché adesso le fa comodo. Ma questo è lei, non c'è dubbio. È stato visto da molte persone, persone di ogni genere, che l'hanno descritta perfettamente. Quella cravatta, per esempio, quante se ne vedono in giro? Perché solo io porto la farfalla? Pensi che l'ho comprata su un carrettino dove ce n'erano un centinaio e tutti le compravano. La cravatta non dice niente e quella faccia se la sono inventata. E poi non mi somiglia affatto. Io non mi ci vedo. Mi dispiace per lei, ma quello non sono io. Scusi, ma la mia faccia la conoscerò, eh? Non immagina quante volte ho visto la mia faccia, commissario. Il punto è che noi non ci affidiamo solo alla fantasia di un artista. Abbiamo dei testimoni. Razza di belva. Come si può uccidere in quel modo? Cosa? Ma chi è questo? Cosa vuole? Ah, lei non mi conosce, vero? Sì, infatti io non l'ho mai vista. Lei ha preso posto al mio tavolo e abbiamo parlato parecchio. Lei avrà un motivo per fingere, io no. Questo è l'uomo che ha notato la Rosy e ha detto che gli piaceva molto. È l'uomo che ha detto che il suo posto era fuori. No, questa è follia. Lo giuro davanti a Dio, se ha ancora un valore. Oh, non ci impressiona coi giuramenti. Davanti a Dio. Sarà forse anche vero che mi sono seduto al suo tavolo, come lei dice. E mi dispiace che la sua faccia non mi sia rimasta nella memoria. Ma cosa c'entra questo con i giuramenti? E davanti a Dio, cosa c'è da giurare, eh? Comunque adesso ammette che è stato in quel locale. E me lo chiama un locale.
Quello è poco più che una topaia. Io ne conosco molti di locali e so bene come sono. Insomma, lei c'è stato? Sì, ho già detto 3 volte che ho preso una birra. Ora dovrei ricordarmi dove diavolo si trova questo locale. E di me non ha alcun ricordo, eh? Giovanotto, lei non ha idea di quante facce vedo ogni giorno. Se me le ricordassi tutte avrei un cervello elettronico, eh? Ma che ne sanno questi giovani? Comunque io dovrei essere un assassino solo perché ho bevuto una birra e ho scambiato con lui 2 parole? Non è cosa facile dimostrarlo, non ne è convinto? Se vuole saperlo le dirò che le dimostrazioni sono il mio forte, altrimenti non potrei certo fare il lavoro che faccio. Riconosce quest'uomo, signorina? Sì, è proprio lui. Come proprio io? Cosa vale una testimonianza così? No, no, la domanda non è precisa. Va bene, cambio la domanda. È questo l'uomo che l'ha fermata all'uscita del locale e che voleva accompagnarla a casa con la sua macchina? Sì, non ho alcun dubbio. E questo cosa dimostra? Non sarà un delitto offrire a una ragazza un passaggio a casa con la macchina? Ma gliel'ha offerto. Comunque le ripeto che questo non dice nulla. È un gesto di cortesia che compio spesso se vedo una ragazza sola di notte senza compagnia. Quindi le ha offerto di accompagnarla a casa senza alcuno scopo? Che avessi uno scopo dovreste dimostrarlo. E questo si può fare. In che modo? Si era fermato solo per quello. Sperava di trovare una ragazza che sarebbe caduta in trappola col trucco della macchina. Vabbè, non è mica proibito. Poi fu la volta di Rosy. Ma quale Rosy e Rosy? Io non ci capisco più niente. Prenda pure le foto. Non abbia paura. Non potrei farne a meno. No, mi dispiace. Anzi, se le guardi molto bene. Tutte. Cosa vuole che le dica? E adesso cosa dovrei fare? Dovrei mettermi a piangere? Mi dispiace per la ragazza. Chiunque muore mi fa pena. E poi ho altro da fare, capisce? Questa ragazza ragazza era salita sulla sua vettura. Sulla mia vettura? Se le fa piacere possiamo dimostrare anche questo. Voglio vedere come. Grazie. No, avete sbagliato treno, ve lo giuro, ragazzi. Lo giuro anch'io davanti a Dio, se proprio ci tenete. Lo giuro davanti a Dio. Questo giovane ha visto la ragazza salire sulla sua macchina. Sulla mia macchina? Già, sulla sua macchina. Ma è sicuro di quello che dice? Sì. Poco fa non ero sicuro che l'avrei riconosciuta. Ora però lo sono. Era proprio lei e Rosy è salita sulla sua macchina. Lei l'ha preceduta verso la macchina, le ha aperto la portiera e poi l'ha richiusa. Ha fatto una bella scoperta. Ho aperto e richiuso una porta. Bravo, eh? E che cosa spera di dimostrare con questo? Noi vogliamo solo dimostrare, per ora, che la ragazza è tornata a casa a bordo della sua macchina. Il resto tocca a lei. A me? Cosa tocca a me? Dimostrare che lei non ha ucciso Rosy Kramer. Io? Ma è uno scherzo. Scusate se rido su una faccenda così seria, ma a questo punto non posso fare a meno di ridere. La ragazza è venuta con me, non lo nego, ma è scesa al primo semaforo. Chiaro? Fine della storia. Non dite niente adesso? Dice che è scesa al primo semaforo. Non è vero, io vi sono corso dietro. Non l'ho vista scendere dove dice lei. Allora vuol dire che il semaforo sarà stato il secondo. Il primo si dice sempre così, per dire. Ma quando si parla di queste cose ci vuole la massima precisione. E va bene, era forse il secondo, o quell'altro, o quello ancora seguente. Io non conto i semafori quando guido l'automobile. Stavo parlando con lei. Parlavo dei miei progetti immediati per la notte. La ragazza non era d'accordo e allora mi ha chiesto di scendere. Io mi sono fermato per farla scendere e quando se n'è andata le ho detto dietro... Peggio per te. È questo il punto dove l'ha fatta scendere? Almeno mi sembra. Però non è sicuro. Ma senti, era di notte. Non è che ho visto bene dove mi trovavo. Però mi pare questo il punto. Metro più, metro meno, insomma, non si può essere più precisi. Si accontenti se le dico che eravamo da queste parti. Mancavano appena 100 metri a casa della ragazza. Allora l'ha seguita, ha cercato di convincerla e forse ha cominciato a toccarla. Oh, non accetto questa insinuazione. D'accordo, d'accordo. Lei si è fermato e l'ha lasciata scendere. Poi cosa ha fatto? Io? Sono ripartito. Perché è ripartito? Perché ero furioso verso me stesso. Non mi fraintenda di nuovo adesso, eh? Allora rifacciamo il percorso. Quale? I 100 metri che mancavano fino a casa. Forse riaffiora qualche ricordo. Ma quale ricordo? In ogni modo, a disposizione. Io sono abituato a camminare. Per il mio lavoro ci vogliono buona testa e buone gambe. Sì. Sono pronto a camminare quanto vuole. Però non capisco. Questa è una zona che io non ho mai vista. La guardi bene, potrebbe riconoscerla. No, proprio non l'ho mai vista.
Non è qui che ha inseguito la ragazza? Eh? Da questa parte? Senta, le faccio una proposta. Perché non entra in società con me? Ha una fantasia molto ricca. Io? Ah, cosa avrei fatto? Ma le sembro il tipo che farebbe una prepotenza. Una cosa per forza, non mi interessa. O la ragazza è d'accordo o non mi interessa. Beh, perché ci fermiamo adesso? È questo il punto? Sì, questo. E cosa spera? Che un angelo mi faccia fare una bella confessione? Le ho già detto che perde tempo. Io non ho ammazzato nessuno. Salve, signor Derrick. Buongiorno, avvocato Lechner. Chi è questa persona? Il commesso viaggiatore. L'avete trovato? Sì, le presento il signor Steinbrück. È pronto a confessare? No, respinge ogni accusa. Allora perché l'hanno portato qui? Per prendere un po' d'aria? Perché ha ammesso di aver invitato la ragazza a salire sulla sua macchina. La ragazza avrebbe accettato l'invito e poi sarebbe scesa a un centinaio di metri da questo punto, dove lui l'avrebbe lasciata viva e vegeta. Sempre secondo il signor Steinbrück. Capisco. Quindi lei non l'avrebbe uccisa. Si accomodi in un momento, se non... Sì, volentieri. E porti anche il suo ospite. Harry, vieni anche tu. È già molto che lo interroga? Sono almeno 6 ore. L'avvocato che c'entra? Come che c'entra? Era il datore di lavoro della vittima, è qui che abitava, infatti. E perché dovrei entrare anch'io? Perché non dovrebbe? Se ha la coscienza pulita, non ha nulla da temere. Anche questo è vero, ha ragione. Dica a mia moglie di non scendere. Mia madre dov'è? In giardino. Che non si muova da lì. Avanti, prego, prendano posto. Siedano dove vogliono. Ancora un momento, per favore. La prego di scusarmi. Questa è una casa. Chi è quello? Un avvocato, no? In fondo siamo colleghi. Viviamo di parole. Solo lui riesce a farle rendere di più. Visto che giardino? Beh, veramente è un parco. È bravo avvocato. Io chiacchiero, lui chiacchiera. La differenza sta tutta in quello che diciamo. Bene, sono tutto per voi. Lei è un viaggiatore? Già. E in che cosa viaggia? Un buon detersivo. Bravo, un buon detersivo. E qual è il suo metodo di vendita? Prego, si accomodi. Lo presenta personalmente ai negozi? No, faccio vendita diretta. Ho un punto vendita con un tavolo. E se lo porta sempre dietro? Sì, nella mia macchina. Che tipo di tavolo è? Pieghevole. E c'entra nel suo portabagagli? Certo, è grande quanto basta. La cosa più importante è la dimostrazione che io faccio. Con una pentola piena di ogni tipo di sporco. Bene. E dove abita? A Monaco, nell'Heidhauser. È sposato? Sì. Ha figli? No, purtroppo no. Come mai? È soltanto una domanda, non credo. Lei ha qualcosa in contrario, per caso? No, affatto. Grazie. Allora mi dica perché non ha figli. Beh, ecco, la ragione è semplice. Mia moglie non ama i bambini. Capisco. Sua moglie non ama i bambini. Il rapporto coniugale può soffrirne, è chiaro. Le cose non vanno molto bene tra lei e sua moglie, vero? Ma, cioè, in che senso? È libero di non rispondere se preferisce. Un matrimonio come tanti altri, senza sale. È in viaggio tutta la settimana? Tutta la settimana. E dorme sempre in albergo? Sì, 6 volte almeno. 6 volte alla settimana. Poi, la settima notte la passa in casa sua. Sì. Dove trova un rapporto senza sale, vero? Cosa vuol dire con questo? È un'espressione che ha usato lei. Sì, d'accordo. Oh, però piano. Non è un delitto se nelle altre 6 notti... oltre al sale cerca anche un po' di pepe. È logico, no? Un uomo che con sua moglie non è felice va a cercare la felicità altrove. È un punto molto importante che va tenuto presente. Potrebbe condurci a qualche conclusione. Senta, signor Steinbrück. Basta, avvocato.
Lei non ha alcun diritto di interrogare questa persona. Mi consideri, la prego, come l'avvocato di una persona morta. Della persona che lavorava e viveva in questa casa. Volevo solo crearmi un'opinione personale. E avendolo fatto, al più presto mi costituirò parte civile. Non può impedirmelo. Questo è suo diritto e mio dovere è ascoltare ogni opinione, da chiunque essa provenga. Vedo che mi ha capito bene. Faccia uscire questa persona, per favore. Harry, porta il signor Steinbrück alla macchina, prego. Vado. Ma cosa vuole da me questo? Lui nega. Del resto non potevamo aspettarci nient'altro. Lo porteremo a confessare comunque. Mi fa piacere di averla conosciuta più da vicino. Conti pure sulla mia incondizionata collaborazione. Come mai Lechner se la prende tanto a cuore? Beh, in fondo era la sua cameriera. Da un paio d'anni. Sì, sì. E ne ha già trovato l'assassino. È libero di pensarlo. Il fatto che mi sorprende è che dal primo momento non ha dubitato un istante che Steinbrück fosse il colpevole. Un avvocato che mi vuole aiutare. E non a scoprire la verità, ma a dimostrare la colpevolezza di Steinbrück a qualunque costo. Lo porteremo a confessare comunque. Ah, ha detto così, eh? Signor Derrick. Buongiorno, signor procuratore. Mi ha chiamato il dottor Lechner poco fa, l'avvocato. Lei è stato da lui, vero? Sì, certo. Lechner mi ha comunicato le sue impressioni sul caso Steinbrück, quel viaggiatore... Molto bene, e quali sono? Ritiene Steinbrück colpevole di omicidio. Mi dispiace, ma Steinbrück non è d'accordo. Signor Derrick, io non voglio un processo indiziario. Deve portarmi la confessione. Certamente. Farò del mio meglio, signor procuratore. Ha già chiamato il procuratore della Repubblica. Ehi, come le pulite qui le pentole voi? Questa pentola fa schifo. Qua dentro dovrei potermici specchiare. E invece così è una vergogna. Allora cambia albergo. Scommetto che le lavate con l'acqua e le asciugate con uno straccio sporco. Fa silenzio. E io dovrei mangiare qua dentro? Perché al fresco quello? Ha fatto fuori una cameriera. Però alle pentole ci tiene. Vogliono Hilde Weiss. Hilde, vieni qua un momento. C'è un signore che vuole parlarti. È un ispettore di polizia quello. Le ha detto che cosa vuole? No, no. Buonasera, signorina. Scusi se la disturbo in questo momento. Non importa, prego. Ho telefonato a casa sua e mi hanno detto che l'avrei trovata qui. È la sua classe? Sono quasi tutte ragazze della mia classe, sì. Perché è qui? Quell'uomo ha confessato? Quel viaggiatore? No, no. Cioè, ha solo ammesso di aver dato un passaggio a quella ragazza, dichiarando che un centinaio di metri prima della villa Lechner l'ha fatta scendere. Si può credere questo? Ah, veramente, il fatto è che a questo punto si può credere tutto e nulla. Non ci sono elementi per giudicare. Posso venire con lei se vuole. No, no, non importa, mi basta poterle parlare qui un momento. Signorina, la sua amicizia con la vittima era una vera amicizia? Certo. È mai stata a trovarla dove abitava? Dall'avvocato Lechner? Già. Sì, più di una volta. Allora conosce anche l'avvocato? Sì. E Rosy non le ha mai raccontato nulla di quell'uomo, di quella famiglia, se ci si trovava bene? Capisco, sediamoci, prego. Vede, non vorrei essere frainteso con tutte queste domande. Mi servono solo per parlare un po'. Perché proprio con me? Io non conosco le persone con cui ho a che fare, mentre lei invece le conosce bene. Ecco, questa è l'unica ragione. E cosa dovrei dirle? Ecco, le dirò con tutta sincerità che... quell'avvocato non mi convince affatto. Sono molto dolente. Opla! Le ha fatto male? No. La prego, mi guardi negli occhi. Sa qualche cosa sul conto di questo signore? Non so proprio nulla, davvero. No, 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 no. Lei sa qualcosa. E non vedo proprio perché non debba dirmelo. Si faccia coraggio e me ne parli. Rosy era la sua amica.
Cosa? Davvero era amica dell'avvocato? Sì. Amica nel senso di amante? È chiaro. Mi scusi, l'amico di Rosy non era quel Werner Schranz? Certo, e per questo motivo litigavano sempre. Allora Rosy stessa le aveva parlato di quella relazione. Lo sapevano tutti. L'avvocato la portava sempre a teatro, al ristorante, in viaggio. La portava a passare il weekend a Salisburgo, a Vienna. E la moglie di Lechner, anche la moglie, sapeva tutto? Sì. E non l'ha mai buttata fuori? No. Buongiorno. Buon appetito. Vuole favorire? Dov'è scomparso, capo? Ho chiamato perfino a casa sua ieri sera, ma lei non c'era. Ero alla partita. Quale partita? Di pallavolo. Ah, una partita bellissima. Ho avuto veramente un'idea fantastica ieri sera. Signor Derrick. Sì? Fortuna che la trovo. Che bella sorpresa, caro avvocato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Avvocato. Sono stato a trovare il suo capo e ho pensato di fare una visitina anche a lei per metterla di buon umore. Di prima mattina non è facile, sa? Ho messo tutto il mio ufficio a disposizione per il caso Steinbrück. Ho chiamato la moglie al telefono e ho spedito da lei il mio sostituto, l'avvocato Munk. Ho qui l'elenco di tutti i luoghi dove Steinbrück è stato di recente per il suo lavoro, nonché alberghi e pensioni dove ha pernottato. Con le testimonianze di tutte le cameriere, dei portieri, deposizioni ottenute per telefono e registrate su nastro. Ma ha fatto un lavoro enorme per noi. Già. Ma l'ho fatto con molto piacere. Chissà quante spese. Sì, le spese sono inevitabili. È il risultato che importa. Legga che cosa dicono di lui tutte le persone che lo conoscono. Ha una pessima stampa per quanto riguarda le donne. Adesso le faccio vedere che cosa è successo a Murnau. Una cameriera dichiara testualmente. Aspetti, dov'è? Ah, eccolo. Questa è la deposizione di una cameriera, cameriera d'albergo. Già, se vuole proprio saperlo, gliel'aveva chiesto il mio sostituto. Se vuole proprio saperlo, ci ha provato subito anche con me. Mi ha chiamato nella sua stanza. Credevo che volesse qualcosa, ma appena entrai chiuse la porta a chiave dietro di me dicendo: adesso è mia prigioniera. Gli chiesi se era pazzo, ma non mi lasciò passare. Mi prese fra le braccia e mi spinse contro la parete. Credevo di soffocare per quanto lui mi stringeva. Temetti per la mia vita. Temette per la vita e così di seguito. Se avrà la pazienza di leggere tutto attentamente, vedrà che quell'uomo purtroppo non è normale. Quando raggiunge quel punto non è più capace di controllarsi e si abbandona a qualsiasi violenza. Io non so come ringraziarla, avvocato. Prego, prego. Faccia venire qui il suo uomo. Gli faccia vedere tutte queste cose, lo metta bene a confronto e vedrà che confessa. Bene, ora me ne vado. No, un momento, avvocato, mi scusi. Dove posso trovarla se ho bisogno di chiarimenti? In ufficio. Sarò lì tutto il giorno. Grazie, avvocato. Attendo sue notizie. Spero di averne. Per ora, grazie. Niente, è stato un piacere. Arrivederla. Arrivederla. Di nuovo, signor Derrick. Avvocato. Vorrei sapere perché fa questo. Mette l'ufficio a disposizione, manda a spasso il suo sostituto, affronta un sacco di spese e inoltre... Eh sì, la cosa lo interessa. Ah, questo si vede. Ma perché lo interessa tanto? Perché era il vero amante di quella povera ragazza. Come? È quello che ho saputo ieri sera alla partita. Adesso sta andando in ufficio. Quale momento migliore per fare visita alla sua famiglia? Buongiorno, Frau Schweig. Buongiorno. L'avvocato a quest'ora è in ufficio. Noi vorremmo parlare con la signora, veramente. Già, il fatto è che il dottore si... Non ha nulla in contrario, abbiamo il suo permesso. Prego. Molto gentile. Buongiorno. La mamma dell'avvocato Lechner, suppongo. Supposizione perfetta. I signori sono della polizia. Già, si vede bene. Da che cosa si vede? Mi interessa. Da come entrate in una casa. Perché? Come entriamo, signora? Con l'aria delle persone che sanno di avere il diritto di entrare senza avere un appuntamento. In questo caso, però, aspettavo la vostra visita. Da che cosa l'ha dedotto? Dal fatto che immaginavo che voleste parlare con mia nuora. È lei che ha sentito quell'orribile urlo. E di questo non ha ancora parlato con nessuno. Giusto, signora. Allora possiamo parlare con lei un momento? Monica, la porti qui. La moglie di mio figlio è molto debole, nervosa, delicata. Tenga presente questa situazione. Faremo di tutto, signora. Da quanto tempo sono sposati? Da 17 anni. Non hanno avuto figli, mi sembra, vero? Pensa che la cosa abbia davvero un peso? Sì, forse. Quando parlerà con mia nuora fra poco, non tocchi questo argomento.
Non capisco perché, signora. Quando una donna non riesce a dare un figlio a suo marito, diviene vittima di un grande complesso di colpa che la trasforma in ciò che fra poco vedrà lei stesso. Buongiorno. Questi signori sono della polizia, cara. Racconta pure quello che sai su quel grido che hai sentito. Sì, ma tutto questo io l'ho già detto. Parla un po' più forte. Vieni avanti. Scusate, non posso aggiungere altro. Io quella notte ho sentito un urlo tremendo. Nient'altro, signora? No. Per esempio, una macchina che ripartiva a tutta velocità? Perché ti rivolgi a me, cara? Su, parla pure apertamente. No. Non ho sentito nessuna macchina. Naturalmente abbiamo dovuto assumere informazioni sulle amicizie della sua donna di servizio. E abbiamo appreso che suo marito era l'amante di quella ragazza. L'avevo pregata di usare un po' di rispetto. Perché si comporta in questo modo? Ci sono cose che non posso fare a meno di chiedere a sua nuora e comprendo che rispondermi non le sarà facile, principalmente a causa della sua presenza qui in questo momento, signora. Non so. Posso portarla al commissariato se preferisce. Se preferisco? No. Questo mai. Prego, le chieda quello che vuole. Voglia scusarmi se pensa che io abbia parlato a sproposito. Era a conoscenza di questa relazione di suo marito con la sua cameriera? Mia nuora sapeva tutto. Ma non pensa che cose del genere possano avere carattere privato? Siamo già vittime di una tragedia nella nostra famiglia. Se un uomo ha bisogno di avere un amante, non serve a nulla che la moglie protesti. Non può protestare, deve far finta di nulla. Le ho parlato di un complesso di colpa, mi pare. Ma le dispiace spiegarmi a questo punto cosa c'entra questo fatto con gli altri problemi che la polizia deve risolvere? Non vede il nesso? No, proprio non lo vedo. Sua nuora può essere sospettata di omicidio. Mia nuora. Mia nuora, un'assassina. La moglie di mio figlio. Spero che si renda conto dell'assurdità di questa affermazione. È una persona che non farebbe del male neanche a una mosca, per incapacità assoluta. E che cosa avrebbe fatto invece? Avrebbe dovuto aspettare quella donna con un coltello in mano? No! Riesce a immaginarsela, Frau Schweig. Mia nuora, un'assassina. Oh. Questa donna con un coltello in mano. Magari con un coltellaccio da cucina, non è vero? Ho solo parlato di una possibilità di sospetto, per quanto lontana possa sembrare. La presenza di quella ragazza costituiva comunque un problema in questa casa. È forse meglio a questo proposito che io mi rivolga a lei. Se la moglie di suo figlio non poteva mandar via la ragazza per tutte quelle buone ragioni, come mai non l'ha fatto lei? Io? Sappia che l'ho fatto. Per ben due volte. Io stessa le ho fatto la valigia e gliel'ho messa fuori dalla porta di casa. Mio figlio invece l'ha presa e l'ha riportata dentro, senza dire una parola. Ah, posso assicurarle che gli ho parlato molto chiaramente, definendo perlomeno incredibile il suo comportamento. Mio figlio, per la sua estrazione e la sua educazione, non dovrebbe comportarsi così. Non gli ho risparmiato il mio giudizio più severo. Però non le ha dato ascolto. No, purtroppo non mi ha dato ascolto. Permette che lo chiami un momento al telefono? Mio figlio? Sì, aspetta una mia telefonata. Prego. Harry, per favore.
Buongiorno, vorrei parlare con l'avvocato Lechner. Sì, grazie. Ce lo sta passando. È per lei, avvocato. Pronto, chi parla? Caro Derek, allora ha fatto parlare quel signore? No? Lei dov'è ora? Posso sapere a che scopo? Per rivolgere qualche domanda a sua moglie. Non vedo che altro può dirle oltre a quello che le ho detto io. Poteva perlomeno avere la cortesia di farmene parola, signor Derek. E qual è il risultato? Ora sarà convinto, non è quello che le ho detto io? Scusi, Derek, mia madre è lì? Può passarmela? Per lei, signora. Sì? Certo. Ha finito con le domande? Sì. Frau Schweig. Dica, signora. Accompagni i signori alla porta. Si presenti da me entro un'ora, sarò alla squadra omicidi. Perché? Buongiorno. Forse sono proprio stupido, perché non ci capisco niente. Cosa fa la governante? È sempre davanti alla porta. Taci, allora. Non è davvero una famiglia modello, quella. La moglie non parla affatto, la madre parla troppo. Comunque nessuna delle due è disposta a dire qualcosa. Per questo voglio sentire l'unica estranea. Quell'ora è passata da un pezzo. Le è stato difficile trovare il mio ufficio, signora? Già, perché la cosa mi costerà perlomeno il posto. Non sono più giovane e quel posto era molto buono, ma a lei non può interessare la mia vita. Il suo lavoro alla precedenza. Harry, comunque non vedo perché dovrebbe perdere il posto. Metta pure in moto quell'apparecchio, così non dovrò parlare due volte. Una sigaretta? No, grazie. Non si può nascondere. Prima o poi deve venire fuori. È una storia talmente assurda. È più che assurda. Nell'ora del delitto noi non eravamo in casa. Le diaconesse ci avevano invitato ad una serata. Molte persone erano presenti con noi e possono testimoniarlo. 100 persone possono testimoniare che noi non eravamo in casa. Ci siamo fermate lì fino a tardi e poi siamo ritornate a piedi. Parlavamo ancora della bella serata trascorsa, quando all'improvviso sentimmo delle grida. No, signora. Che cosa può temere? Signora, non, signora. Una vecchia come me, che non teme neppure la morte. L'assassino era sul ciglio della strada e tremava come una foglia. Chi era? L'ho portato qui con me. Schroeder.
Ho l'impressione che non sia ancora tutto. Infatti. Werner, ma come hai potuto? Ti rendi conto di quello che hai fatto? Werner! Chi c'è là fuori? Dammi qua, vattene avanti, vattene, sparisci! Mamma. Non avevo più sangue nelle vene, perché vedevo che l'avvocato non riusciva a capire quella situazione. Non aveva capito nulla. Era profondamente convinto che fosse stata sua madre a commettere quell'omicidio. Quante volte sua madre gli aveva detto: mandala via, ti prego. E ora vedeva nel gesto di lei una specie di assurda vendetta, forse perché lui non le aveva obbedito. Comunque la scena era inequivocabile. Avrebbe ingannato chiunque. Cosa fece l'avvocato? Tolse subito il coltello dalle mani di sua madre. E poi? Non ricordo, mi pare che l'abbia nascosto. Poi entrò in casa con noi. Non l'avevo mai visto così preoccupato. È accaduta una cosa terribile, cara. Torna in camera tua adesso. Avanti, muoviti. Che cosa aspetti? Non dica una parola di questa faccenda. Non la capisco, signora. Nessuno gliel'ha chiesto. Lei non sa nulla. Lei non ha mai visto quel giovane. Questo solo deve capire. Sì, ma... Mio figlio si occuperà di tutto. Non dite nulla a mia moglie. Lei non dovrà mai saperlo. Mi ha compreso bene, Frau Schweig? Se ci mette nei guai, le conseguenze ricadranno anche su di lei. E in quel caso non avrò più la possibilità di salvare nessuno. La prego di non fraintendermi. Si attenga alle mie istruzioni e non avremo alcun problema. Mia madre non ha visto né sentito nulla perché dormiva. La stessa cosa vale anche per lei, perché la sua stanza non dà sulla strada e quindi, anche se fosse stata sveglia, non avrebbe sentito nulla. Ora chiamo la polizia e questa è l'unica versione dei fatti. Chi non sa nulla non può compromettersi, capisce? Quindi siamo d'accordo. Voi due dormivate. Ma perché la signora ha fatto in modo che suo figlio credesse questo di lei? La signora non sopportava che un giovane per bene si fosse rovinato per una sgualdrina. Grazie. Harry, accompagna pure a casa la signora. Perché l'ha fatto? Mi dica perché ha ucciso. Perché la ragazza non voleva più saperne di lei? Per l'avvocato? Sì, per l'avvocato. Avevamo litigato. Quindi decise di tornare a casa da sola. E invece la vidi salire sulla macchina di un uomo che nemmeno conosceva. Allora le corsi dietro. Corsi dietro alla macchina, correvo come un pazzo, senza nemmeno sapere perché. A un tratto la macchina si fermò e Rosie scese seguita da quell'uomo. Peggio per te, cretina! Allora la chiamai. Rosie!
Ma lei non si fermava. E vattene! Quante volte devo dirti di lasciarmi in pace? A questo punto, credo proprio d'aver perso la ragione. Mettilo a verbale. Signor Derek, eccomi qua di nuovo. Il mio sostituto ha raccolto altre prove a carico. La posizione di Steinbrück è sempre più... Ha confessato? Sì. Ah. Il viaggiatore... Non il viaggiatore, l'omicida. L'omicida? Stanno verbalizzando la confessione in questo momento. E poi? Werner. Ma come? So bene cosa credeva lei. Il pubblico ministero avrà domani un mio rapporto sul suo conto, avvocato.